La regina torna da Lamezia con le ossa rotte e il morale sotto i tacchi. La sconfitta rimediata al d'Ippolito è di quelle che fanno male, specie per un ambiente già duramente segnato dalle note vicende extracalcistiche che hanno portato alla penalizzazione in classifica. Gli uomini di Francesco Cozza non riescono a rispondere a tutto ciò sul campo. La prova offerta sul terreno della Vigor fa registrare un preoccupante passo indietro sul piano del gioco e delle motivazioni. Durissime in tal senso le dichiarazioni del presidente Lillo Foti, che a fine partita ha parlato senza mezzi termini di scarso impegno profuso, mancanza di cattiveria agonistica e superficialità nell'affrontare l'incontro. Al di là di un avvio che sembrava promettente, non c'è molto da raccontare della prova offerta dagli Amaranto, seguiti alla Lamezia da circa 400 tifosi. Assente Rizzo, in mezzo al campo è il giovane Maita a dover giostrare nel consueto modulo 4-3-3, che in difesa vede il ritorno di Crescenzi al posto di Camilleri. In avanti è Lusada il primo a rendersi pericoloso, mentre il bomber Insigne appare ancora sottotono. Dopo una fase di studio, sono però i padroni di casa a prendere in mano la situazione. Solita dormita della difesa e ad approfittarne Montella, abile a sfruttare l'assist di Del Sante. Siamo al 31esimo, ma di lì in avanti sarà solo Vigor Lamezia. L'11 di Erra raddoppia dopo soli 8 minuti con un gol capolavoro di Del Sante che trova il 7 da quasi 30 metri. Nella ripresa non servirà nulla l'ingresso di Viola. Ancora alla mezz'ora è la Vigor a colpire di nuovo con Del Sante. Il poker finale, sancito dall'autogol di Crescenzi, a 7 dalla fine, chiude il pomeriggio nerissimo della regina.